centro storico di Torino con i suoi palazzi aulici, Palazzo Carignano, Teatro Carignano, Palazzo Reale, Palazzo Barolo e la fanfara degli Alpini e Montenero. Tutto questo per accogliere il 48esimo congresso nazionale dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier. Fabio Gallo, presidente piemontese dell'Associazione Italiana Sommelier, 6 mesi di lavoro e più di 150 collaboratori coinvolti per portare per la terza volta a Torino il congresso nazionale. Sì, dopo il 1975 di Alba, l'89 di Torino, abbiamo deciso di organizzare questo congresso 2014 a Torino nei grandi palazzi che hanno fatto la storia d'Italia. Quindi un impegno importante da parte dell'associazione, dei colleghi sommelier, dove faremo assaggiare i grandi vini piemontesi, quindi legati dal suo territorio meraviglioso. Non solo il congresso nazionale, ma tutta una serie di manifestazioni collegate che vogliono far conoscere i vini piemontesi e italiani al mondo. Sì, la parte centrale è organizzata all'interno di Palazzo Carignano, dove 165 aziende piemontesi faranno conoscere i propri vini alle persone che faranno ingresso. E poi all'atere di questi due grandi eventi che durano 2 giorni ci saranno delle degustazioni un pochino più riservate, più importanti per pochi grandi appassionati, dove si potrà scendere nei particolari, si potranno assaggiare grandi realtà di vecchi annati di Barolo e Barbaresco stesso, e poi un omaggio ai grandi terroir cosiddetti, Borgogna, Bordeaux e anche Champagne. Pietro Ratti, presidente del Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco, un convegno all'interno del congresso dell'AIS per parlare e per promuovere i nostri grandi vini. Sì, è la prima volta che presentiamo ufficialmente le menzioni geografiche aggiuntive, quindi il convegno ruota tutto su questo nuovo concetto dei crui praticamente legati a Barolo e Barbaresco. Ecco, il Barolo e il Barbaresco stanno acquistando sempre più piede anche all'estero, nuovi mercati. Adesso ultimamente c'è stata anche un'inedita alleanza con i vini toscani proprio per promuovere il vino italiano. Sì, c'è stata questa alleanza Barolo e Brunello all'estero per promuovere due grandi eccellenze italiane, anche perché in qualche piazza estera sicuramente fanno sinergia le due grandi denominazioni. Noi è chiaro che in Piemonte comunque oltre Barolo e Barbaresco poi abbiamo anche tantissime altre denominazioni fortissime all'estero. Aldo Vacca, direttore produttore di Barbaresco, un altro grande vino piemontese che sta guadagnando terreno sempre più all'estero. Sì, certo, ormai l'export ha raggiunto il 70%, quindi ha superato il consumo italiano. È un fatto che Barolo e Barbaresco sono vini che hanno ormai una fama internazionale, quindi i conoscitori, gli appassionati sono tanti e il mercato è sicuramente globale ed è un mercato di alta qualità. I nuovi mercati dove siete riusciti a insinuarvi? Ma i mercati più forti rimangono quelli che tradizionalmente consumano il vino mangiando, quindi a tavola lo apprezzano. In occasione del congresso dell'AIS, una delle manifestazioni collegate è questa che una volta era la Barolo e Barbaresco, adesso è allargata anche agli altri vini piemontesi, ben 160 produttori. Sì, abbiamo allargato quest'anno per il congresso nazionale della nostra associazione che si svolge a Torino, che si è svolto a Torino in questi giorni dopo 25 anni, e la produzione del Nebbiolo a tutte le zone, quindi Barolo e Barbaresco, poi Nord Piemonte, Canavese e Roero. È un'associazione che acquista sempre più peso in Italia. Sì, noi siamo l'associazione più numerosa, diciamo, di addetti ai lavori, appassionati di vino e diciamo anche amici che condividono con noi questo percorso sul vino attraverso la professione, attraverso la cultura, attraverso l'informazione. Un percorso impegnativo come quello che vede oggi, come tutti gli anni, i concorrenti al Nebbiolo Master. Certo, è la decima edizione del Nebbiolo Master, quindi concorrenti da tutte le parti d'Italia. Quest'anno direi una concentrazione piuttosto toscana-ligure, ma dipende un po' dalle annate, di ragazzi che vogliono cimentarsi su una prova scritta sul Nebbiolo e una prova di degustazione, di abbinamento e pratica di servizio. Tra breve sapremo il vincitore di quest'anno del Nebbiolo Master 2014. A Verduno, commendator Burlotto, intanto da quando? Da molto tempo, da circa 150 anni, oramai sono la quinta generazione di famiglia e mio trisnonno ha iniziato a metà dell'Ottocento.
La vostra produzione complessiva di quant'è? Siamo intorno ai 15 ettari di vigna, per cui una produzione globale sull'80-90 mila bottiglie all'anno. Il Barolo, questo che presentate, è il 2010, quali sono le sue caratteristiche? L'annata 2010 è un'annata sicuramente importante per il Barolo, un'annata molto classica, che diciamo esprime bene questo connubio che il Barolo spesso ha, questa eleganza e potenza. Odilio Antoniotti, Coste della Sesia, Bramaterra. Intanto dove siete esattamente? Siamo agli estremi est della provincia di Biella, confinante con la provincia di Vercelli, zona tra Gattinara e Lessona. Il Bramaterra che tipo di vino è? È un vino a base nebbiolo, proveniente da terreno acido, e parlo del mio vino, è prodotto esclusivamente sul porfido, di origine del famoso vulcano della Valsesia di 180 milioni di anni fa. Azienda Michele Chiarlo a Callamandrana, la vostra produzione principalmente qual è? In Nizza? Sì, abbiamo una grande barbera d'asti, appellazione Nizza, che è la Kurt. Oggi siamo qui con la Kurt, ma anche con i nostri grandi baroli, Barolo Cerepio e Barbaresco Asili. Nizza sicuramente è un bel fiore all'occhiello, una barbera molto, molto particolare, tutti i vigneti degli anni 70, che sta diventando sempre più famosa come appellazione nel mondo del Monferrato e in tutto il mondo. La vostra produzione di barbera di quant'è? Dunque, per quanto riguarda la Kurt è molto piccola, è proprio una chicca, sono quasi 5.000 bottiglie. Claudio Rogero è l'enologo dell'azienda Castello di Neve, produttore di Barbaresco. Intanto quali qualità presentate? Noi presentiamo qui oggi due Barbareschi 2011, sia il Gallina, che è il nostro più importante, che è il Santo Stefano, e poi dello stesso Santo Stefano presentiamo anche la Riserva 2009. Le caratteristiche di questo Barbaresco 2011? 2011 secondo me è un'annata fantastica in tutti i diversi crui che abbiamo. Poi in particolare nel Santo Stefano si è espresso con una dolcezza, una piacevolezza che riesce a esprimersi solo nelle migliori annate. Una delle tante aziende Borgogno nella zona di Barolo, qua invece l'azienda è Virna. Virna Borgogno. La produzione, quella che presentate, è il 2010. Presentiamo il Barolo di Barolo 2010 e il Barolo Cannubi Boschis 2010. Le sue caratteristiche? Il Cannubi Boschis è un vino molto elegante, con i tannini leggermente morbidi, dovuto alla presenza di molta sabbia nella collina. La vostra produzione di quant'è e la superficie? Noi abbiamo 12 ettari e produciamo circa 60.000 bottiglie all'anno. Il rapporto fra venduto in Italia e all'estero? 90% all'estero, 10% in Italia. È vero che il Barolo è apprezzato all'estero, però con queste proporzioni in Italia come la mettiamo? In Italia è veramente un periodo di grande crisi e speriamo di uscirne fuori, perché è un peccato, è veramente un peccato essere più apprezzati all'estero che non in Italia.